brividiamo. Per le interviste di Fin TV a Cine, giornate di cinema di Riccione, abbiamo un parterre de roi, diciamo così. Hanno appena presentato nel listino Warner Terapia di Coppia per Amanti, Pietro Sermonti, Ambra Angiolini e il regista Alessio Maria Federici, già autore di Fratelli Unici e Tutte le Vogliono. E, allora, iniziamo così. Conosco un po' le armi del mestiere. Di solito gli psicanalisti si siedono e dicono vi ascolto o ti ascolto. In questo caso vi ascolto, quindi anzi partiamo da te. Se ci vuoi dire qual è stato lo spunto di questo film, anche letterario. Un libro. Esattamente. Un libro. È tratto dal libro. Scusa, non ce la faccio, ma non è il tuo badge, là c'hai i baffi. No, è il mio, perché mi sono tagliato la barba. Mi sono tagliato la barba. Ma è il mio. Scusa, mi sembra. Vabbè, vivevo una sorta di transfert, se no, per rimanere. Ma chi è quello? Scusate, sembra Luigi Gay. Ci vedete Luigi Gay? Ma guarda che non lo possono vedere perché siete inquadrati solo voi. Ma è vero che sei baffi là. Sì, qua sì, però... Dico, non è lui, dico, ha sbagliato peggio, lo voglio dire, a parte gli scherzi. È tratto da un libro che si... Oh. Benissimo, allora dicevamo Terapia di Coppia per Amanti è tratto da un romanzo di Diego De Silva. Sì. Abbiamo con lui lavorato alla sceneggiatura per rendere... quello che nel romanzo era divertente e letterario, farlo provare a farlo diventare più cinematografico. E da qui è nata l'idea di Ambra e Pietro che sono amanti e vanno in terapia di coppia perché devono risolvere i loro problemi con i rispettivi partner o tra loro come amanti? Tra loro come amanti, cioè noi per una volta non ci mettiamo a giudicare chi tradisce, ma diamo per assunto che loro sono una coppia. Fregandocene un po' di chi sta a casa ad aspettare e cercano di risolvere i loro problemi in quanto coppia. Allora Pietro, io ancora non ho visto il film, però una domanda che mi pongo è: ma se uno, del tutto ipotetica, astratta, teorica, sì, cioè, di scuola come si suol dire, ma se uno ha un amante è perché non vorrebbe avere tutti i problemi che potrebbe avere con un partner, tra cui quelli che ti portano ad andare in terapia? Questa è, ma infatti la decisione di andare in terapia, il vero e proprio ricatto, tu non hai visto il film, è sua. Io da pavido maschio italiano di mezza età me ne stavo tranquillissimo, gioendo con il mio corpo e con tutta l'allegria. Pavido. Per cui mi ero accucciato in una forma con una donna che mi sta vicino da 20 anni, mia moglie, cosa, figli a casa, e poi però vivevo tutto quello che non si poteva fare a casa con questa meravigliosa donna che ho qui al mio fianco. Ma la situazione a me andava benissimo così. Evidentemente, insomma, il personaggio di Ambra sentiva, giustamente per quello che mi riguarda, perché poi io sono una parte femminile molto spiccata, l'ho scoperto grazie a Ambra, io Pietro, e lei a un certo punto mi viene a dire, anzi in realtà all'inizio viene a dire, senti un po', a me di continuare a fare sta roba qui che non riesco a capire se siamo carne, pesce, se siamo palombari o sirene, cerchiamo di capire chi siamo, e io le dico, ma tu sei completamente pazza, cioè in terapia di coppia che ha degli amanti, non ci andrò mai, stacco. Ovviamente, ma Ambra, al tuo personaggio chi l'ha fatto fare? Di trascinarlo in terapia di coppia? Ma non, no, ti andava bene così? La mia è... Scusa, stavo giocando a Trovare le differenze, incredibile. Ne trovate almeno 3. Non hai gli occhiali qua, no? E no, poi il 4... Non... Sono meglio se... Meglio lui ha detto meglio con gli occhiali. Meglio con gli occhiali. Sì. Più professionale, ma... E poi non hai preso la piadina omaggio il 4 luglio? Neanche il 5, il 6, il 7. Però... No, è vero, perché sono arrivato ieri sera. Ma il gelato hai preso? No, perché sono sempre qua. Ma noi ci danno sto omaggio? No, noi no. Vabbè, comunque dicevi? No, dicevo, a parte il fatto che preferivo che mi dicevi tu se ero meglio o peggio con il occhiali. No, se mi dici chi te l'ha fatto fare di portare Pietro in terapia. Ma in realtà per lei è un sadico divertimento consapevole e inconsapevole, come spesso facciamo anche noi, no? Quando tornano a casa... Non è sempre vero che siamo infastidite, certe volte è proprio per il gusto di vederli reagire male o rovinargli una giornata anche. Ma che bello! Non è meraviglioso? Che sincerità! Perché poi in realtà quando cominciano a chiedere perché fai così, noi già lo sappiamo che non c'è un perché, non c'è neanche un fai così. C'è solo in quel momento, in quel solo preciso istante, la voglia di dire
non va bene, dobbiamo andare là, dobbiamo fare questo, dobbiamo essere... Non siamo niente, non siamo cosa niente. Siamo, non siamo una sì, coppia. Lei svegliati. E in questa disperazione per quel pochi secondi ci crede. Poi chissà se ci va più convinta di lui in terapia. Grandissimo, avete fatto venire un sacco di voglia di vedere. Terapia di coppia per amanti, grazie di essere stati con Finzione. C'è anche Sergio Rubini. Sergio Rubini che fa il terapeuta, lo psicoterapeuta. Okay. Grazie mille. Grazie. Gli occhiali. Mi riprendo...